parleranno adesso questo collettivo, il collettivo più combat della nostra città, le mamme di casa. Ciao, buonasera. Siamo di nuovo qui per denunciare un altro fatto, voi tutti lo sapete cosa è successo, la voce di Maya è entrata in questo cortile. Maya è una ragazza, come tanti, che non si gira dall'altra parte quando vede qualcuno in difficoltà, che l'altra sera non si è girata dall'altra parte quando ha visto probabilmente i poliziotti fermare due ragazzi in quei modi che noi ben conosciamo, qualche volta le forze dell'ordine tengono verso i deboli, non verso tutte le persone, verso quelli che loro ritengono i più deboli. Quindi si è intromessa ed ha subito quello che voi tutti sapete. Volevo anche dirvi che questi ragazzi, come Maya, si battono per la vivibilità dei loro quartieri. Questo sottolineo perché adesso c'è questa spot pubblicitario della polizia durante la movida. Ecco, questi ragazzi si sono sempre battuti perché ci fosse una civiltà anche rispetto alla movida, perché quei quartieri fossero vivibili e non diventassero dei divertifici come li stanno facendo diventare. E quindi il fatto di entrare con un drappello di poliziotti non è che risolve il problema. Maya è una di quei ragazzi e noi vogliamo difendere la libertà di quei ragazzi di potersi esprimere e di dire semplicemente che le istituzioni non possono rispondere solo e soltanto rispetto ai problemi con ordinanze di sicurezza pubblica e con i drappelli della polizia. Grazie. Solidarietà non solo da Torino ma da tutta Italia, direi anche da Lussemburgo, dove ci sono persone che lottano come lei, come i nostri ragazzi. E anche Marta che forse voi non conoscendo certe cose come non le conoscevo io, è una ragazza che praticamente è stata picchiata e molestata dalle forze dell'ordine dopo essere stata fermata attorno al cantiere di Chiomonte in Valtusa. Nel corso di una manifestazione appunto praticamente ha subito violenze e alla fine è diventata quasi lei la colpevole, perché come sempre chi è più debole diventa colpevole se cerca in qualche modo di contrastare le forze dell'ordine. E speriamo che questo, portando fuori tutta questa voce, tutta questa, cioè, questa diffusione nei confronti di Maya, speriamo che in tutti nasca un attimo un momento di riflessione, che non sempre la polizia ha ragione, che forse tutti possiamo fare qualcosa perché non sempre loro agiscono nel modo giusto. Quindi adesso Giulia vi leggerà la lettera di solidarietà che Marta ha scritto per Maya. Spero di non emozionarmi troppo, scusatemi per questo. Cara Maya, probabilmente avrei prescritto quello che preferirei poterti dire a voce, guardandoti negli occhi e perché no, stringendoti in un abbraccio. E chi mi conosce bene sa che non sono molto a mio agio negli abbracci, ma te avrei voglia di stringerti forte. Come già ti ho scritto per messaggio, sento tutto quello che senti te. Non sono solo parole scritte su un cartello, se toccano una toccano tutte. Ti hanno toccata e di nuovo hanno toccato me. Guardo il video della tua intervista e ripenso a quella mattina del 20 luglio 2013 quando presi coraggio e decisi di denunciare pubblicamente il trattamento speciale che i reparti celere di Torino mi avevano riservato nella notte, nel bosco, da sola. E ammiro il tuo coraggio, il coraggio di metterti davanti a una telecamera con l'occhio nero provocato dal pugno di un vigliacco con la divisa. Ammiro la tua forza di raccontarti, di rendere tutte e tutti partecipi del tuo dolore e della tua determinazione. E sempre nella notte uomini in divisa hanno preso te, ti hanno strattonata, picchiata e umiliata
ti hanno portata nella stessa caserma in cui fui portata io, e se penso a te, da sola, mi sale la rabbia, mi sale tutta la rabbia del mondo. Quella notte tra il 19 e il 20 luglio, in quello stesso luogo dove sei stata fatta spogliare per Quisita, io ho dovuto lottare per fare la pipì. Mi dicevano che non era possibile, che dovevo rimanere in piedi, sotto il porticato al di là di una transenna. Ho dovuto minacciare di fare la pipì in un angolo, solo mentre già stavo sbottonando i pantaloni e finalmente è spuntata fuori una gente donna che potesse sorvegliarmi. E nel bagno del terzo piano di quella caserma ho visto per la prima volta in uno specchio la mia bocca come fatta dal manganello. Guardo il video e mi rispecchio nei tuoi occhi, fieri ma allo stesso tempo tristi. Quello sguardo triste mi ha appartenuto per molto tempo. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo e lottavo per scacciarlo via e mi arrabbiavo perché non poteva essere che mi avessero tolto quella notte nel bosco della Valle Clarea anche il sorriso. Il sorriso l'ho riconquistato con la forza e il sostegno delle mie compagne e la solidarietà delle compagne più lontane. La sorellanza è così difficile spiegare il valore e la potenza che ha questa parola. Le donne della Valsusa, le compagne di lotta di sempre, si sono incordonate, sono andate avanti per me e con me, ed oggi ti scrivo che in quel cordone di solidarietà per te oggi ci sono anch'io. Essere donne ed essere portate in questura di notte mentre doppiamente paura. Gli uomini con la divisa si sentono impunibili, ma come ti ho già scritto, gliela faremo pagare cara, anzi carissima. Ti scrivo da una delle camerette della Mala Servana NG, da questo luogo che anche tu hai attraversato e con me riconquistato, pochi giorni prima che ti fermassero. Ti scrivo da questo posto che ora sento ancora più importante, il luogo di donne che come te hanno deciso di combattere contro tutte le violenze e combattere ancora di più se le violenze sono perpetrate dalle istituzioni dello Stato. Soltanto un'ultima cosa voglio scriverti. Prenditi del tempo, sarei frastornata e sotto pressione. Per questo ti dico di prenderti tempo per affrontare con calma ciò che è accaduto e poter tornare sulle barricate più forti di prima. Ci troverai ai nostri posti, il tuo posto sarà tra noi. Devi ricaricarti ed essere forte perché ti aspetta il Tribunale di Torino, altro luogo di una violenza inaudita, luogo in cui io sono sempre stata trattata come imputata, anche quando ero parte lesa, dove sono stata aggredita verbalmente dal PM Padalino, dove ho visto archiviare la mia denuncia contro Noti, con motivazioni ridicole, dove sono stata costretta a stare seduta nella stessa piccola stanza a fianco di chi aveva abusato di me. Dovrei essere forte, sono sicura che lo sarai, e se non lo sarai ci saranno i tuoi compagni a darti la forza. Se pensano di intimorirci, hanno sbagliato di grosso, e non saranno pugni e manganelli a fermarci. Grazie. La stagione che sono a casa, guardavo bene le condizioni di vita e male dei ragazzi. Ho voluto osservare il fermo e capire se stesse venendo eseguito in modo corretto, senza soprusi. Questo visto di interessamento dà fastidio, ha fatto innervosire coloro che stavano intrattenendo per esempio, per l'ennesima volta, delle persone nel cuore della notte. Sono diventata subito un problema da dover allontanare con la violenza. Come è successo poco dopo, usata dagli agenti di polizia che nel frattempo si erano moltiplicati. Sono stata umiliata, strattonata, minacciata, insultata e picchiata. Per strada, all'interno della volante e nel commissariato della parte mobile in cui sono stata portata, in via Cesena. In quel posto ho subito molti abusi e altrettanta violenza, da quella fisica a quella psicologica. Da tutti i giorni di servizio in quella notte, ho riportato diverse contusioni su tutto il corpo, in seguito alla prepotenza che mi è stata esercitata addosso. Mi è stato negato il diritto di stare seduta, di andare in bagno e di respirare aria fresca, oltre il diritto di libertà al di fuori di quella mura. Sì, perché ero come stare in gabbia, al circo, in cui ero l'animale e ero gli spettatori, che si diventavano in una presenza sconcertante a prendere un divertimento della serata. Quindi non è un caso singolo, ma è l'ennesimo di una lunga serie, che deve essere fermata, perché il livello di
invece di denunciare la violenza pubblicamente, per rendere le persone partecipi dell'accaduto e tenere così il potere, che vengono messi in atto continuamente e spesso passano inosservati. Inoltre, sono uscita dal commissariato accompagnata dalla denuncia per resistenza, violenza, oltraggio e porto d'armi per offendere, poiché, nel mio assedio, sono stati trovati dei pericolosissimi piedini da muro. Nei prossimi giorni verrà depositata una querela contro cui quella notte la commissione costruire atto, in seguito alla quale cercheremo di fare emergere la verità sull'operato delle forze dell'ordine, senza di questi cercino di cambiare l'avvenuto. In seguito alla finanziaria sulla Comune di Torino, quanto quella che viene definita da loro la mala comunità e le ritornando miniti contro il mercato urbano, le forze dell'ordine hanno un maggiore campo d'azione. Noi però sappiamo che restare sicure non le fa la polizia, ma le facciamo noi, che le attraversiamo e le viviamo tutti i giorni. Ringrazio tutti e tutte per la solidarietà, la quale mi dà la forza di portare avanti questa battaglia. Non sarà la loro violenza a fermare me e le lotte sociali, né ora né mai.